questo imprenditore e spiega perché anche il motivo per cui io ho raccontato in questo libro che ho fatto su Matteo Messina Denaro, che è un latitante ricercato dal 1993, e che collega tutto, cioè è la mafia degli anni 80 e anni 90, che è sanguinaria, Messina Denaro, oggi è un affarista, come lo diceva Salvatore Riina, cioè invisibile. Tanto che ha fatto così tanti affari Delinquente, con la politica, con alcuni delinquente politici di diverso colore, indistintamente, tanto fa così tanti soldi che non li conta più, li pesa, ce li mette sulla bilancia e li pesa. E ha contatti non solo con la politica, ma anche con l'andrangheta, con narcotrafficanti internazionali e fa l'imprenditore di fatto invisibile, perché poi è un uomo che il carcere non l'ha mai conosciuto, per cui non si conosce il vero volto, non si conosce il suo timbro di voce, non si conoscono le sue impronte digitali, si un conosce soltanto la sua fantasma. violenza e il fatto che è molto amico dei Graviano. È un fantasma, ma è un fantasma che oggi, e per questo raccontiamo oggi queste cose prima che accadano, è un uomo che va arrestato. Però se tu non vedi il sangue per le strade, fortunatamente, non abbiamo le stragi, fortunatamente, tu te lo dimentichi. Invece no, bisogna arrestare Matteo Messina Denaro perché inquina l'economia legale, perché inquina la politica, perché permette a prestanome di andare nei consigli comunali o nei consigli regionali, e inquinando quella politica che altri pensano di fare nel modo Cioè, migliore, e corrompe. quindi Lirio, Questo anzi, è possiamo il chiedere a problema. E Mazio, quando la vicenda permette a dei boss di uscire. è questo il punto, cioè la vicenda della circolazione.